Dopo una lunga giornata di riprese, all'aeroporto Mehrabad, torno a casa. Apro la porta e Cobra viene ad accogliermi. Con il suo dolce accento afghano mi dice: «Signora Mohammed Aria, perché è tornata così tardi a casa?» Quando vuole sembrare seria e dirmi le cose serie, mi chiama signora Mohammed Aria. Le dico: «Ancora sei qui, Kobi cara?» Mi porta subito un bicchiere d'acqua fresca e mi dice: «Quanto si stanca con il lavoro!» Le dico che oggi in aeroporto ho salutato quasi tutti i passeggeri che andavano e venivano e che ho fatto tante foto con loro. Per questo oggi sono molto più stanca del solito. Quando finisco di parlare, si prepara per uscire. Io tornavo a casa e lei pure ritornava a casa sua, nel sud della città, fino alla settimana dopo. La mia casa ha l'odore delle pulizie. Grazie alla mano di Cobra, la mia casa è pulita ed è sistemata. Vado nella mia stanza e mi fermo davanti allo specchio. Sono rimaste ancora tracce del trucco di scena sul mio viso. Guardo alla piccola fotografia che sta attaccata allo specchio. Ha uno sguardo profondo. Quanto è bella Cobra, la signora afghana che vive a Teheran. La conosco da 20 anni, da quando, con suo marito, abitavano in una stanza piccola nel giardino della casa di una mia amica, finché sono riusciti a trovare una casa e sistemarsi altrove. Il Capodanno era vicino. Abbiamo tinteggiato la loro casa con la mia amica e poi abbiamo festeggiato Chaharan Shambhai Suri, la festa del fuoco, assieme a loro, nello stesso giardino, affinché si sentissero di avere una casa e un rifugio e che noi siamo stati i loro ospiti. La conosco da quando ha partorito il suo ultimo figlio ed insieme siamo andate diversi giorni all'ufficio dell'anagrafe per chiedere la carta d'identità per suo figlio, che ha entrambi i genitori afghani e che, come mio figlio, ha bisogno di avere una carta d'identità e un riconoscimento. 7 anni dopo li ho accompagnati di nuovo per fare l'iscrizione di loro figlio, Shahab, alla scuola. Anche lui, come mio figlio, aveva diritto di studiare. Sono ormai 20 anni che la mia famiglia e quella di Cobra si frequentano. Hanno arrestato suo figlio maggiore, Tashrish, nella zona situata a nord di Teheran, come clandestino. Me ne sono occupata personalmente per dimostrare che lui ha sia il permesso che la carta d'identità. Ha passato una notte nella stazione di polizia. Quando l'hanno lasciato era malconcio, perché lo avevano picchiato per farlo confessare che era un immigrato irregolare. Cobra dice che suo figlio, ancora dopo tanti anni, non litiga con sua moglie per evitare di finire dalla polizia e che tuttora di notte ha degli incubi. Il figlio più piccolo, Shahabat, ora è cresciuto, ha finito le superiori con ottimi voti. Vorrebbe tanto continuare a studiare all'università, ma come molti immigrati nelle diverse parti del mondo, non gli è permesso frequentare il corso di laurea che avrebbe scelto. Cobra è molto agitata, ha grandi desideri per Shahabat, ha anche grandi sogni per se stessa. È per questo che lavora 7 giorni su 7 della settimana. Qualche giorno fa 2 turni al giorno in posti diversi. Hanno avuto casa nel giardino della mia amica a lungo, dopodiché hanno girato tutta la città per trovare un posto sicuro in cui vivere. Cobra vuole che suo figlio abiti nella zona nord della città per allontanarlo dalla malavita, dalla droga e dalle cattive strade che ci sono in quella zona. Lei pensa che la zona nord sia più sicura. È in cerca di visti di studio all'estero per suo figlio, che gli permettano di fare il corso di laurea che piace a lui. Lei ha grandi fantasie e speranze. A volte, quando siamo sole, si toglie il velo dalla testa e si siede sulla poltrona. Assomiglia a una regina. Il suo viso è come la luna. Lei è la nostra regina. Lei è amante della bellezza. Si preoccupa tanto delle rughe che ha sul viso e sulle mani,
Lavora tanto e quando qualcuno le dice che la sua pelle è migliorata, è felice e con tanto entusiasmo ringrazia chi le porta dall'estero le creme per il viso e per le mani. Cobra fa il Ramadan. Anche oggi è digiuno. Mentre si perde nei suoi compiti da svolgere, parla della sua terra. Dice quanto era verde dove abitava e quanto era bella durante il mese di Ramadan e mi racconta in che modo festeggiavano. Parla della guerra e come è stata la guerra a renderli profughi. Mi dice, signora Fatemè, quanto è preziosa la sua presenza e quella della signora Marajan. Se non era per voi, avrei dovuto ritornare in Afghanistan. Non sarei riuscita a trattenermi qui con tutte queste fatiche, difficoltà. Le dico, cara Cobra, quel Dio che tu preghi e per il quale fai il Ramadan ha creato questa terra e ha detto che su questa terra ci sarà posto per tutte le sue creature. Non ti preoccupare per la casa, quella che stai cercando nel nord della città. E dopo ridiamo tutte e due. E lei dice che se Dio vuole, tutto si sistemerà. A volte durante il lavoro seguiamo insieme le notizie dal mondo. Tempo fa, dopo aver visto l'immagine di quel bambino siriano, abbiamo pianto tanto insieme e abbiamo letto una poesia contemporanea per lui. Voi che siete seduti sulla spiaggia, allegri e sorridenti, avete pane alla tavola e i vestiti addosso, c'è qualcuno nell'acqua che canta il vostro nome. C'è qualcuno che si agita in quel mare che sapete già quanto sia nero e non calmo. Lei scuote la testa e mi racconta dei suoi familiari che sono andati fino in Germania in clandestinità e ora sono molto soddisfatti. Forse manderà anche Shahab da loro, sempre da clandestino. Le dico che io non posso aiutarla e che non tutti sono felici e soddisfatti come i suoi familiari. Le ricordo quel bambino e migliaia di gente che non riesce ad arrivare sana e salva al termine del viaggio. Mi dice, tu sei nel tuo paese e qualsiasi cosa ti succeda e qualsiasi cattiveria ti possa capitare, puoi dimenticarla subito perché sei a casa tua e hai un sacco di amici e familiari accanto a te e alla fine lavori. Ma io sono fuggita dalla guerra per sopravvivere e avere un po' di pace. Ora mi devo preoccupare per il futuro di mio figlio. Mi devo preoccupare del suo corso di studi e aspettarlo dalla mattina alla sera finché torna a casa sano e salvo, che non venga picchiato o arrestato dalla polizia. Ho il timore di non vedere mai più mio figlio. Dice che durante la guerra poteva morire solo una volta, mentre qui, da immigrata, muore ogni giorno. Quando sei immigrata, non hai più niente da perdere, né un diritto, né una casa e nemmeno una terra. È per questo che ho deciso di lasciare Shahab nelle mani dei trafficanti. Cerco di farle cambiare idea affinché trovi una soluzione legale per mandare suo figlio dove vuole e le prometto di impegnarmi a trovare una soluzione giusta anche per questo. Shahab ha diritto, come mio figlio e come gli altri, di studiare dove vuole e di continuare i suoi studi nel corso che piace a lui. Nel profondo del mio cuore ho la speranza che stavolta possa farcela. E allora Cobra si tranquillizza e ringrazia Dio che è viva e spera che pace e tranquillità si diffondano in tutto il mondo e che loro e tutti quelli che fuggono dalla guerra possano un giorno tornare a casa propria. Lei prega che la guerra in tutto il mondo finisca e chiede anche a me di pregare e di dire Amen. Cobra ha grandi desideri e speranze. Ha il desiderio di avere una semplice carta d'identità per suo figlio, il desiderio che loro possano studiare e il desiderio di avere una casa sicura. Cobra è una donna afghana che vive in Iran e si immagina che l'amicizia e la pace possano diffondersi in tutto il mondo. Fatemè Mutamad Aria.